Portinaro, qual è la situazione della RSA di Bivio Bellocchio a Giulianova? Purtroppo non è buona, come avevamo già detto nelle precedenti conferenze stampa. C'è una delibera della ASL che sposta alcuni uffici amministrativi all'interno dell'RSA Bivio Bellocchio. È stato prorogato il termine sostanzialmente di apertura a febbraio del 2024 e questo avrà due ricadute. La prima è che non c'è più l'accordo sul diritto di precedenza per lavoratrici e lavoratori e quindi chiaramente si capisce bene che a febbraio non ci sarà l'obbligo di riassumere gli stessi lavoratori che prima avevano lavorato all'interno di quella struttura per il long covid sostanzialmente. Quindi innanzitutto c'è una questione occupazionale, i posti di lavoro non è che sono a rischio, sostanzialmente di fatto in questo momento non c'è alcuna garanzia, quindi si perdono i posti di lavoro di chi aveva precedentemente lavorato lì. E poi un'altra considerazione, cioè quella della sanità pubblica nella nostra provincia. Noi avevamo già detto i numeri impietosi, nella regione Abruzzo 979 posti per le residenze per l'assistenza agli anziani, in provincia di Teramo solo 77 ed è un numero che continuerà a rimanere impietosamente basso rispetto alle altre province, perché in una struttura dove dovevano insistere 45 posti tra Alzheimer e demenza, ad oggi di fatto nell'immediato futuro che sarà febbraio 2024 ce ne saranno solo 20. Questo chiaramente è un altro grido d'allarme per quanto riguarda la condizione della nostra sanità pubblica, perché in un paese che secondo il dato Eurostat del febbraio 2023 l'Italia è il paese più vecchio d'Europa, capiamo bene come la sanità pubblica e la cura verso i nostri anziani diventa un punto di vista centrale rispetto a quella che è la condizione di salute di tutto il paese.